Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano meraviglioso di Gino Paoli che è Una lunga storia d'amore. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi all'inizio, che sono la maggiore, quindi se dove ci sono i due tasti neri accanto c'è il do, andando indietro si la, la do diesis mi, la maggiore, poi avremo si maggiore, quindi si re diesis fa diesis, poi mi maggiore, andiamo indietro, questo è il mi, sol diesis si. Ancora avremo Fa diesis minore, quindi Fa diesis, La do diesis, Sol diesis minore, Sol diesis, Si, Re diesis. E la canzone comincia così. Quando ti ho vista arrivare, come avete visto, Fa diesis minore e Sol diesis minore sono di passaggio. Bella così come sei, ancora. Non mi sembrava possibile che. A questo punto c'è un accordo nuovo che è il Do diesis minore, Do diesis mi, Sol diesis, poi torna a La. Tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. E qua mette il re maggiore come nuovo accordo. Re, fa diesis, la. Passaggio e riprende. È stato come volare. E gli accordi restano sempre identici nella strofa. Poi va al ritornello. E il ritornello parte con il Mi maggiore e fa così. Andiamo di qua. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi. Qua mette sempre il Sol diesis, però anziché minore, come l'abbiamo visto prima, maggiore. Quindi il Si diventa diesis, che corrisponde al Do, come sappiamo. Quindi dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Qua diventa di nuovo minore il Sol diesis. La. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Si maggiore, poi riprende, fai. Tutto uguale, finta di non lasciarmi mai. E alla fine, sempre gli accordi con il Fa diesis. È troppo tardi, ma è presto. Si maggiore, se tu te ne vai. E chiude con il Mi maggiore. Bene, come abbiamo visto anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Vi lascio comunque un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!